Le temps file ses jeux, l'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file ses jeux, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dort sous la pluie. À chaque jour, sa chance et toutes ces fleurs qu'on peut pas retenir. Et puis, sans qu'on y pense, la vie s'en va, emportant nos souvenirs. Le temps file ses jeux, à Paris comme ailleurs, et passe les semaines, et l'espoir s'émeut. Accomodatevi, prego. Grazie, soltanto due parole, tra un quarto d'ora audienza. Volete favorire un... No, vi ringrazio, ma a quest'ora... Dovreste fare una capatina in Rue des Dames, è stato commesso un delitto questa notte. Il commissario De Rione mi ha comunicato una lunga storia complicata. Ah, e qui posso parlargli? No, è ancora sul posto, mi ha telefonato. Mm. Io vi pregherei di assumere la direzione delle indagini. Ah, certamente. Volete darmi l'indirizzo? Sì, Rue des Dames... 27. Mm. 27, benissimo. È già stato avvertito il medico legale e la squadra scientifica? Sì, ma non potranno venire prima delle 11. Uh-huh. Allora conto su di voi, eh? Senz'altro, vado subito. Oggi nel pomeriggio sarò in ufficio dalle 5 in poi. Sì? Benissimo, allora vi farò avere il mio rapporto non appena avrò raccolto i dati necessari, signor giudice. A più tardi, commissario. A più tardi, prego. Era un po' più... È sempre così che ti capitano... Le tegole sulla testa. Uno si ripromette una giornata in santa pace, e invece niente. Patatrac. Torrance! Torrance! Eccomi, capo. Torrance, che è disponibile, tu o Jean-Vier? Per il momento nessuno dei due, capo. Perché non prendete il vostro nipote? Jerome ha detto all'archivio. Ma non c'è niente in sospeso. E poi come al solito sarà raffreddato. Oh, no, in due giorni avrò stremutito tre volte, vero Torrance? Sì, questa medicina è miracolosa. Un giovanottone così, guarda come l'ha ridotto sua madre, per tenerlo nella bambagia. Metti la maglia, non uscire senza il cappello, attento agli spifferi. Guarda, in pieno agosto il naso che cola come una fontana. Soffiati il naso! Caro Jerome. Devi divezzarti, sai, se vuoi fare il poliziotto con me. Allora lo farete a muffire in archivio? Beh, e quanto ci sei stato tu? Ah, appunto per questo. Appunto per questo. E allora, vabbè, allora andiamo. Andiamo, Jerome. Però appena uno di voi due è libero, tu o Jean-Vier, mi raggiungete Rue des Dames 27. Rue des Dames 27, bene. D'accordo. Esatto. Andiamo. Circolate, circolate, non c'è niente da vedere, via, via, signori, via. Buongiorno, il mio commissario vi aspetta di sopra. A che piano? Terzo piano.
Circolate, lasciate libero il passaggio. Libero il passaggio. Via. Largo, signor Sacco. Circolate. Indietro, prego. Permesso? Fate passare il commissario. Su. Largo. Via, ragazzi. Via, indietro. È qui? Sì, è qui. C'è nessuno? Saranno in camera da letto. Come? Dove c'è lui? Il morto. Ah, la camera. Che volete? Salve, Maigret. Oh, buongiorno. È la signora Tremblay, la moglie della vittima, il commissario Maigret. Un altro? Ma come, non ci siete già voi? Io sono il commissario del quartiere per le prime indagini, ma l'inchiesta sarà diretta dal commissario Maigret della polizia giudiziaria. Oh, grazie, signora, potete andare. Per favore. Fai giurare un po' la fuori. E allora, devo ricominciare a raccontare tutto da capo, eh? Se non vi dispiace. Oh, sono cose che capitano soltanto a me. Sedetevi, prego, signore. Giusto. Raccontatemi nel modo più semplice possibile ciò che è accaduto, come si sono svolti i fatti. Ma come volete che faccia? Io non ho visto niente, è come se non fosse successo niente. Lui è rientrato alle 6:30 come tutti i giorni, è sempre stato puntuale. Devo sempre stare attenta ai ragazzi che siano pronti, perché vuol mettersi a tavola all'ora fissata. E lui, quel ritratto, la... Dunque, è rincasato alle 6:30, poi? E poi si è tolto la giacca e l'ha riposta nell'armadio. Bisogna riconoscerlo, ha sempre avuto cura della sua roba. Abbiamo cenato, ho mandato i 3 più piccoli a giocare sul balcone. E Francine, che lavora, è rincasata verso le 8. Le avevo lasciato la cena sul tavolo in cucina. Ho già messo a verbale tutto questo. Sì, lasciatela dire. Dunque, signore? Ma come, volete tutti i particolari? Tutti quelli che ricordate. Maurice è seduto al suo posto, vicino alla finestra, lì, in quella poltrona dove è seduto il signore. E cosa faceva? Leggeva il giornale? No, un libro, quello là. Si è alzato 2 o 3 volte per girare le manopole della radio. Ah, gli piaceva la musica? No. La prosa, la commedia? No. Beh, allora cosa ci faceva la radio? Abbassava il volume, detestava i rumori. Ah, detestava i rumori. E poi è uscito? No, non usciva mai, perlomeno mai solo, magari. Una volta alla settimana andavamo al cinema assieme, la domenica. Signora, lasciate fare, se ne occupa il mio... Vieni. Continuate, signora, continuate. Dove era rimasta? Francine, che ha 17 anni, dopo cena è uscita, è rincasata verso le 10:30. Gli altri erano già a dormire. Io stavo preparando la verdura per la minestra di oggi. Stamattina avrei dovuto andare dalla sarta. Dio mio, non l'ho neppure avvertita che non ci posso andare, mi aspetta. E poi ci siamo coricati, io e Maurice, cioè siamo entrati in camera e io mi sono messa a letto. Maurice ci impiegava sempre più di me a svestirsi. La finestra era aperta, sì, non avevamo chiuso le persiane per il caldo. Non c'era nessuno di fronte che ci guardasse, c'era un albergo dall'altra parte del cortile. Ah, è un albergo, Coroni? Sì, è un albergo di 4ª categoria, l'hotel Eccelsior. Sì, la gente entra in camera e si mette subito a letto, è difficile che sia alla finestra. Cosa volete che vi dica? Soltanto a me possono capitare queste cose. Lui parlava, no,
Non so più di che cosa stesse parlando mentre ripiegava i pantaloni che si era tolto. Era in camicia, si è seduto sul bordo del letto, si è tolto le scarpe e stava massaggiandosi i piedi. Li aveva molto sensibili. Io ho sentito un rumore fuori, come quando un'auto ha uno scoppio fuori tempo. No, non proprio così. Ho sentito uno... Psst! Psst! Un po' come dell'aria che esca a forza da una valvola. Io mi sono domandata perché mai Maurice smettesse di parlare proprio nel bel mezzo della frase. Devo dire che cominciava ad assopirmi, aveva avuto una giornata così faticosa. E poi c'è stato un silenzio e lui ha detto dolcemente, con una voce strana, accidenti. Mi ha stupito perché lui non imprecava mai, non era il tipo. Gli ho chiesto, che cos'hai? Ho aperto gli occhi e l'ho visto vacillare in avanti. Maurice! Gli ho gridato, un uomo che non era mai svenuto in vita sua, capite? Forse non era molto robusto, ma non era mai stato malato. Mi sono alzata parlando, aveva la faccia sullo scendiletto, ho cercato di rialzarlo e ho visto del sangue sulla sua camicia. Allora ho chiamato Francine, è la prima dei nostri figli. Sapete che cosa mi ha detto Francine dopo aver guardato suo padre, eh? Che cosa hai fatto, mamma? E poi è scesa a telefonare. Ha dovuto svegliare il carbonaio, che è anche il vinaio, ed è l'unico ad avere il telefono. E dov'è Francine? E di là, si sta vestendo. Stanotte non abbiamo neppure pensato a vestirci, guardate come mi trovo. È venuto il dottore, poi gli agenti e poi il signore. Volete lasciarci, signora, un momento? Eh? Sì, devo dire qualche cosa al mio collega. Qua. Sì. Oh, poverino. Ancora un quarto d'ora e mi stupidivo. Ah. Povero diavolo. Eh sì, ha fatto una brutta fine, triste. Boh. Più che la fine deve essere stata triste la vita. Sigaretta? No, grazie. Come si chiamava a proposito? Tremblay. Maurice Tremblay, 48 anni. Secondo quanto ha detto la moglie, era cassiere in una ditta del Santier. Sì. Devo avere l'indirizzo. Couvret e Bellechasse, Passamanerie. Passamanerie per giunta, eh? Sì, perché cosa c'è? Poi niente, vengo così. Sapete, sulle prime ero convinto che fosse stata lei a ucciderlo. Io ero stato svegliato nel primo sonno, con la confusione che regnava qui dentro, i bambini che parlavano tutti insieme, lei che gridava per fargli star zitti e mi ripeteva 100 volte la stessa cosa, l'avete sentita con me. E il mio brigadiere che si era messo a interrogarla un po' bruscamente, sapete, no, non ci interessano queste cose, vogliamo sapere perché l'avete ammazzato. E lei, ma come, perché, con che cosa l'avrei ammazzato? Era pieno di vicini, le scale, il ballatoio, una confusione. È stato il medico del rione, quello che deve fare il rapporto, a dirmi che il proiettile era stato sparato da lontano. Senza dubbio da una delle finestre di fronte. Allora ho mandato i miei uomini subito all'albergo. Come avete detto che si chiama? Eccelsior. Via, sgombrate, via! Dietro. Sgombrate via questi fotografi, andiamo, su! Sì. Guardate lì. Ecco, su. Per favore, dietro. Più che l'albergo è una locanda, camera a mese, a settimana, anche a giornata. Ma avete scoperto qualche traccia o no? Beh, io mi sono interessato subito del piano di fronte a questo, vale a dire il terzo. I clienti erano a letto, solite discussioni, proteste, la,
proprietaria furibonda che mi lasciava di telefonare al prefetto. E comunque non ho trovato niente da nessuna parte. Allora mi è venuto in mente di salire al quarto piano e là, proprio di fronte alla finestra della camera da letto di Tremblay, ho trovato una camera vuota che invece avrebbe dovuto essere occupata. La camera di un certo Jules D'Artin, che l'ha affittata una settimana fa. E ho interrogato il portiere di notte e si è ricordato di aver aperto a qualcuno che era uscito poco prima di mezzanotte, ma non sapeva dire chi. E dov'è il corpo? È sempre di là, nella camera da letto. Sia stato colpito al cuore, che la morte sia stata quasi istantanea. Ho preferito aspettare l'arrivo del medico legale prima di far rimuovere il cadavere. Dovrebbe venire da un momento all'altro col giudice istruttore. Eh sì, perciò verso le 11. Come? Sì, dico, il medico e la scientifica arriveranno verso le 11. Ah. Dove sono adesso? Le 10 e un quarto. Avete trovato qualche cosa nelle tasche? Sì, tutto quello che aveva è qui. Un portamonete, sigarette, accendino, chiave, un portafoglio con 100 franchi e le foto dei bambini. Vabbè, tutti via però, ma... Metti via questa roba qui. Beh, cosa dicono i vicini? I miei uomini hanno interrogato tutti gli inquilini. Sono 20 anni che Tremblay occupa questo appartamento. All'inizio era più piccolo, poi quando la famiglia si è ingrandita hanno ottenuto 2 camere in più. Niente da dire sul loro conto. Una vita metodica, senza imprevisti. 15 giorni di vacanze all'anno nel Cantal, Tremblay, di quelle parti. Non ricevevano nessuno, tranne di tanto in tanto una sorella della signora Tremblay, che è anche lei del Cantal. Dunque... Tremblay usciva tutti i giorni alla stessa ora per andare all'ufficio. Prendeva il metro alla stazione Bier. Tornava a 12:30. Riusciva un'ora dopo per incasare definitivamente alle 6:30. È stupido. Stupido cosa? È stupido questo delitto. Beh sì, non si ammattano i poveri diavoli. Perché? Ma perché non c'è motivo, si ammazza, non so, una vecchia, una bottegaia, un'usuraia per derubarla, si ammazza per gelosia, no, per... Ma... Si occupava di politica questo... No, assolutamente no. E questo è il libro che leggeva? Sì. Prima di dormire ieri sera. Perlomeno la moglie ha detto che era quello. Dumas. Il visconte di Bragelonne. Non si può dire che fosse di gusti complicati. E per uccidere un tale uomo, hanno cercato il modo più complicato: affittare una camera in un albergo qui di fronte, procurarsi un fucile, probabilmente un fucile ad aria compressa. Poi calcolare l'ora, il momento, un'impresa fuori del comune, insomma, una cosa... Assurdo, è ridicolo, uccidere un uomo come Maurice Tremblay, in camicia, mentre si fregava i piedi. No. Beh, ci vedremo più tardi, Lepic. Non aspettate il giudice istruttore? Beh, ci siete già voi per informarlo, per il momento ne sapete più voi di me. Grazie, commissario. Caro Lepic, arrivederci. Ah, è ancora lì. Via. Permesso, fate passare, su, indietro. Largo. Fate passare, su. Largo, indietro. Dietro. Io berei volentieri 2 dita di vino bianco, ma non vedo nessun bistro in questi paraggi. Potremmo andare dal carbonaio. Degustazione vini, c'è scritto.
Hai preso l'aspirina? Non ha fatto niente. Hai sudato. Pazienza. No, devo andare dal carbonaio. Avremo addosso tutti i curiosi del quartiere. Pazienza, faremo più tardi. Capo? Guarda, Donati, guarda, sei arrivato a tempo. Guarda, Donati, devi occuparti di un tale che aveva preso in affitto una camera all'albergo qui accanto, Hotel Excelsior. Jerome viene con te, così ti racconterà tutto. Non scoprirai molto perché un uomo che ha organizzato un colpo simile certamente non lascia tracce. Ci ritroveremo qui sopra fra un paio di ore. Oppure no, è meglio pomeriggio alla centrale. E se mi domandano dove siete andato? Ah, io vado all'ufficio del morto, da Couvreur e Bellechasse, Passamanerini, eh? D'accordo? No. Marco, dietro. Cosa volete? Cosa volete vedere? Non c'è niente da vedere, andiamo! Dietro. Aspettami, eh? Va bene. Desiderate? Vorrei parlare con il signor Couvreur, per favore. Per cose d'ufficio o personali? Ah, strettamente personali, sì. Mi dispiace, ma il signor Couvreur è morto 5 anni fa. Ah, beh, allora il signor Bellechasse. Il signor Bellechasse è in Normandia. Allora, buongiorno, signorina. E se volete parlare al signor Mouvre? Signor Mouvre, chi sarebbe? Il procuratore della ditta. Volete parlare con lui? Ah, sì, se non ci sono i proprietari. Vada ad avvertirlo. Scusate, c'è il signor Tremblay? Eh? Che nome avete detto? Maurice Tremblay, il vostro cassiere. Il nostro cassiere si chiama Magin. Gastone Magin. Ecco, appunto. Accomodatevi, vada ad avvertire il signor Mouvre. Buongiorno. Oh, buongiorno. Siete voi che desiderate parlarmi? Il signor Mouvre? Mouvre, sì. Ah, e con chi ho l'onore di parlare? Con il commissario Maigret della polizia giudiziaria. Ah, sì. E a che cosa dobbiamo il piacere della vostra visita? Ecco, voi avete un cassiere di nome Tremblay, se non sbaglio. Ah, l'avevamo un bel po' di tempo fa. Aspettate. Era l'anno in cui noi abbiamo ricostituito la nostra succursale di Cambrai. Dunque, 7 anni fa. No, forse un po' meno perché se ne andò a metà primavera. Ho capito. E non l'avete più riveduto, no? No, personalmente no. Avete avuto di che lagnarvi di lui in qualche modo? No, assolutamente no. Io l'ho conosciuto molto bene perché fu assunto dalla ditta solo pochi anni dopo che fui assunto io. Era un impiegato scrupoloso, puntuale. Ha dato le dimissioni nel modo normale, regolare, per ragioni di famiglia, mi pare. Sì, ci disse che sarebbe andato a stabilirsi nel suo paese, nell'Auvergne o nel Cantal, non ricordo più. Non avete trovato irregolarità sulla sua contabilità? No, signore, queste cose non accadono qui da noi. Avete mai sentito dire che il signor Tremblay avesse qualche relazione? Donne? No. E qualche vizio? No, signore, mai sentito dire cose del genere. Sono certo che non aveva vizi, almeno quando era con noi. È molto strano, perché da 7 anni e sino a ieri il signor Tremblay usciva di casa ogni giorno per venire in questo ufficio. Lui? Sì, e ogni mese portava il proprio stipendio alla moglie.
Scusate, signore, ma io non ci posso credere. È impossibile. Insomma, è proprio così. Ad ogni modo, era un ottimo impiegato. Ah, un impiegato eccellente. Sì. Questo. E mai niente nel suo comportamento, nelle sue azioni, vi ha fatto supporre... No, niente, assolutamente. Ed ora vogliate scusarmi, ma ho di là due clienti importanti, venuti apposta a Parigi. Prego, prego. Scusate tanto. Ma, buongiorno. Buongiorno, signorina. Grazie. Dove andiamo, signor Maigret? Dove mi hai caricato, Rue des Dames. Ah, dove hanno ammazzato quel povero diavolo. Ma lo era davvero un povero diavolo? Senti, al primo bistrò che troviamo ti fermi perché è una sete d'inferno. No. Non è questa. No, nemmeno questa. No. Ne siete certa? Non l'ho visto molte volte, ma non era un tipo come questo. E quale tipo, allora? Quando si è presentato per affittare la stanza a settimana, ho pensato facesse il guardiano notturno. Perché? Vi ha detto forse che lavorava di notte? No, anzi, rientrava la sera se ne andava al mattino presto. Ma aveva, diciamo così, il modo di fare, ecco, l'aspetto. Che modo? Quale aspetto? Non saprei proprio come dire. Era un tipo, di quei... non parlava mai, ecco. Aveva bagagli? Buongiorno. Dicevate? Aveva bagagli? Sì. Una valigetta, come quelle che adoperano i giocatori di football. I baffi, due lunghi baffi all'ingiù. Sì, rossi. No, grigi, A me pare rossi. Certo che... era piuttosto malandato. Non sporco, però logoro, ecco. Ho chiesto la settimana in anticipo. E ha pagato? Certo, no, altrimenti... mi ha dato dei biglietti che ha tolto da un vecchio portafoglio. Non ce n'erano molti là dentro, Non sapete altro? No. E voi? Voi ne avete mai parlato? Sì, una sola volta di sfuggita, perché io non l'ho mai incontrato. Faccio le camere verso mezzogiorno, quando lui era fuori. Ah, però una cosa posso dirvi, era scapolo. E come fate a saperlo? Si sente così, no, E dopo 15 anni che vedo andare e venire uomini d'ogni genere, capirete. Dalla proprietaria e dalla cameriera dell'hotel abbiamo ricavato poco. La stanza l'abbiamo frugata palmo a palmo, niente valigia, né pacchi, né indumenti. Solo questi foglietti nel cestino della carta. Il nostro uomo faceva i conti fantasticando. Debiti o crediti, Merz? Crediti, direi. Il vostro uomo ha una pessima grafia, ma queste cifre sono scritte con un certo compiacimento. Niente altro? Jerome ha trovato sul cuscino dei capelli e un pelo di baffo. Sul portacattini c'era una saponetta. Anzi, un rimasuglio di saponetta. Sì, un rimasuglio e un pettine vecchio con due denti rotti. Tutto lì. Cosa ne dice il nostro Merz? In laboratorio qualcosa siamo riusciti a cavar fuori con quel poco che ci avete dato. Sì, davvero? Si tratta di un uomo sui 46-48 anni, rosso di capelli quando era giovane, adesso un po' grigio, con un inizio di calvizie, linfatico, quasi certamente malato di fegato. E tutto questo lo avete dedotto da due capelli e un baffo. Avevamo anche il pettine. E la saponetta. Ah, sì, ma e i fogliettini di carta, Thank you.
Grey. Ma che fai? Non dormi? Sì, sì, dormi tu. Io avevo caldo, sai. Vuoi che ti faccia un caffè? No, lo sto facendo, è sul gas. Cosa fai? Vado a prenderti il caffè. Ma no, rimani a letto, ci penso io. No, ma perché no? Ma scusa. Ne prendo anch'io una tazza volentieri. Incredibile averti svegliata, sono appena le 2:30. Da un'ora ti sentivo rigirare nel letto. Sonda. Mi spiace tanto. Cosa vuoi? È una cosa vaga ma ossessiva, una specie di incubo, capisci? Ma ho sempre davanti agli occhi e nella mente quella casa, quella gente. E lui che, sai, non ho che intraveduto morto. Araccio. Forse per quel suo ritratto che ho visto lì sopra alla radio. Buono, eh? L'ho fatto io. Bravo. Ogni tanto. Poi sai, c'è la voce, il ricordo dell'aspetto di sua moglie Juliette, si chiama così, pensa. C'è una al mondo che non può portare quel nome, è proprio lei. Mi ha detto di lui una cosa che mi ha colpito profondamente, sai? Sì, che cosa? Odiava il rumore, ha detto. Odiava il rumore e abitava in Rue de Dam. Penso, una strada stretta, piena di gente, ragazzi, carretti, bancarelli. Odiava il rumore. Aveva 4 figli, quasi tutti piccoli, che litigano tutto il giorno. Una moglie che non fa altro che parlare con un tono pericoloso, sai, insistente, irritante. Sei riuscito a sapere qualche cosa della vita di lui? Eh? Una vita più grigia, più banale, non si può immaginare. Al mattino alle 8 si alzava, si vestiva e si faceva la barba una volta ogni 2 giorni, colazione caffè e latte con 2 croissant, alle 8:30 poi usciva e si dirigeva verso il Boulevard Batignol per prendere il metro a Villiers. E per andare dove? Non certamente in ufficio, ma hai detto che da 7 anni non ci metteva più piede? Chissà dove andava. Quando era veramente il cassiere da Couvreur e Belle Chasse, il metro gli serviva, sì, scendeva alla stazione Saint-Thier, era in ufficio, si può dire. Boh. Aspetta un po', la moglie di Tremblay mi ha detto che sua figlia maggiore, Francine, impiegata come commessa in uno dei negozi, in Grand Bazaar, sai, quello di Rue Réaumur. Rue Réaumur è vicino al Saint-Thier, sì. Tu li conosci i Grand Bazaar, no? Ci sei stata molte volte. Altro perché? Ma sai mica che ora aprono al mattino? Alle 9. Sei sicuro? Certo. E poi mi ci hai accompagnato anche tu, no? Circa 2 mesi fa, prima di andare in ufficio. È vero. Ah, sì, molto bene. Molto cosa bene. Hai da essere così soddisfatto? Sì. Vieni, andiamo. Togliamo a letto, eh. A rigirarti ancora fino alle 8, vero? No, questa volta dormirò, vedrai. Ho preso il caffè. Ah! È che a me il caffè fa l'effetto contrario. Anzi, se non bevo il caffè... Capo, c'è la ragazza. Ah, bravo. Cosa ha detto la mamma? Le ho detto che desiderate alcune informazioni e per non disturbare lei in momenti simili vi contentavate di parlare con sua figlia. Vabbè. Fallo entrare allora. Siamo venuti in autobus, come mi avete detto. Sì. Credo che sia un po' nervosa. Ha cercato di sapere cosa desiderate da lei. Vabbè, fallo entrare. Sì. Avanti. Capo, c'è... C'è la ragazza? Quale ragazza? Sei tu la ragazza? No, allora cosa vuoi? Ma come, Gerone non vi ha detto che c'è un vecchio signore che desidera parlare con voi? No, chi è? Ma non lo so, è un commerciante del Quai del Louvre che desidera parlare personalmente con voi. Vabbè, dopo. Adesso aspetta una ragazza, deve essere lì fuori. Va bene, aspetta. Dai, falla entrare, su. Sì.
Capo, la ragazza. Finalmente. Accomodatevi, signorina, accomodatevi. Accomodatevi. Se avete caldo potete anche togliervi la giacca, no? No, grazie. Ecco. Dunque, la vostra madre mi ha detto ieri che siete impiegata come commessa ai Gran Bazar di Rue Rémur. Se non sbaglio, la traversa dopo Boulevard Sebastopol, a sinistra. Sì, signore. Ecco. Dato che il negozio si apre alle 9 e si trova a due passi dal sentier dove vostro padre avrebbe dovuto andare all'ufficio, immagino vi sia capitato di fare la strada con lui. Qualche volta. Ne siete sicura? Beh, capitava ogni tanto. Lo lasciavate lì davanti al suo ufficio? Non proprio davanti, all'angolo della strada. Sicché non avete mai avuto sospetti, niente. Beh, io sono persuaso che una signorina come voi non si permetterebbe di mentire alla polizia. Voi capite che sarebbe grave, soprattutto nel momento in cui facciamo tutto il possibile per rintracciare l'assassino di vostro padre. Sì, signore. Ma belli questi orecchini. No, davvero, sono molto belli. Questo mi fa pensare che ci sia in mezzo un fidanzato, no? No, signore. No? Permettete? Ah, sì, sì, è oro. Sì, le pietre e la perla sono autentiche. Sì. No, signore. Anche la mamma credeva che fossero vere, ma... Ma? Ma io le ho detto di no. Perché li avete comperati voi con i vostri soldi? Sì, signore. Ma non date il vostro stipendio alla mamma, voi? Sì, signore, ma siamo d'accordo che tengo per me le ore straordinarie. Ho capito. Anche la borsetta l'avete comperata con i vostri soldini? Sì, signore. Di un po', ragazzina. Hai finito? Finito che cosa, signore? Di prendermi in giro. Io? Ma... Sì, vi sì, giuro. Zitta. Momento. Ah, dammi il Gran Bazar di Rue Rémur. Signore, vi prego, io... Zitta. Pronto? Gran Bazar? Sì, volete avere la cortesia di darmi il direttore? Siete voi? Sono fortunato. Sì, parla la polizia giudiziaria, Maigret personalmente. Buongiorno. Ecco, mi occorrerebbe un'informazione a proposito di una delle vostre commesse, la signorina Francine Tremblay. Sì? Cosa? Ah, da 3 mesi. Vi ringrazio, direttore. Probabilmente verrò a parlarvi nel vostro ufficio. Sì, grazie. E buongiorno. Eccoti smascherata, signorinetta. Ve lo avrei confessato io stessa. Ah, sì? E quando? Aspettavo di avere il coraggio di cominciare. Com'è successo? Non lo direte alla mamma. È per lei che non ho parlato subito. Ci saranno altre crisi di pianto, altre lagne. Se conosceste la mamma. Mi capitava, come vi ho detto, di prendere il metro con papà. Sin dal principio lui non voleva che mi impiegassi, soprattutto lì come commessa, capite? Ma la mamma ha detto che non siamo ricchi, che non ce la faceva tirare avanti e che era una fortuna per noi. È lei che mi ha presentata al direttore. Beh, una mattina, circa 3 mesi fa, dopo aver lasciato papà all'angolo del sentier, mi sono accorta di essere uscita senza soldi. La mamma mi aveva incaricato di fare delle compere. Sono corsa dietro a papà. Ho visto che non entrava da Couvreur Bellechasse, ma tirava avanti, tra la folla. Mi sono detta che forse andava a comperarsi le sigarette. Avevo fretta e sono andata al lavoro.
Poi in negozio c'è stato un momento di tranquillità. Ne ho approfittato per fare una scappata all'ufficio di papà. Mi hanno detto che non era più impiegato lì da parecchio tempo. E gliene hai parlato quella sera stessa? No. Il giorno dopo l'ho seguito. Si è diretto verso il lungo Senna. Poi a un certo momento si è voltato, mi ha visto e ha detto tanto meglio. E perché tanto meglio? Perché non voleva che lavorassi in un negozio. Mi ha detto che era tanto che voleva togliermi di là. Mi ha raccontato anche che aveva cambiato posto, che aveva un impiego molto più conveniente, che non lo costringeva a stare rinchiuso tutto il giorno. È stata quella mattina che mi ha portata da un gioielliere e mi ha comperato questi orecchini. Se la mamma ti domanda dove li hai presi, dille che è roba falsa, mi ha detto. E poi? Poi da quel mattino? Ho lasciato il lavoro. Ma non l'ho detto alla mamma. Papà mi dava i soldi dello stipendio ogni settimana. E allora uscivi anche tu al mattino con lui, anche al pomeriggio. E cosa facevate? Beh, ognuno andava per conto suo. Qualche volta ci davamo appuntamento da qualche parte. Ce ne andavamo al cinema e al giardino zoologico. Ma non sai cosa facesse tuo padre durante la giornata quando non era con te? No. Ma capivo bene perché non diceva niente alla mamma. Anche se le avesse dato più denaro di prima, le cose non sarebbero cambiate. In casa ci sarebbe stato lo stesso disordine di sempre. È difficile spiegarlo a chi non è vissuto con noi. Mamma è una buona donna, ma... Io ti ringrazio. Sì, saprà quel che vi ho detto? Non lo so, vedremo. Ma hai mai incontrato tuo padre in compagnia di qualcuno? No. No. Non ti ha mai dato un qualche suo indirizzo? No, i nostri appuntamenti erano sempre lungo la Senna, vicino Pont Neuf o Pont des Arts. Un'ultima domanda. Quando vi incontravate durante le ore in cui avreste dovuto essere al lavoro, era sempre vestito come al solito, se voglio dire, aveva gli stessi vestiti che indossava quando era in casa? Beh, sì. Solo una volta, 2 settimane fa, aveva un abito grigio che non gli avevo mai visto e che non ha mai messo in casa. Grazie. Non hai mai parlato con nessuno di questo? Con nessuno. Senti, non c'è mica qualche amichetto che ti ronza attorno? No, ve lo giuro. Buongiorno, signore. Vai. Capo, posso far entrare quel signore? Capo? C'è quel signore, posso... Sì, far entrare. Ah, ecco, va bene. Far entrare. Potete entrare. Accomodatevi. Buongiorno, accomodatevi. Grazie. Signor? Jussion. Teodoro Jussion, negoziante di uccelli. Di uccelli? Uccelli, sì. Ho il negozio al Quai du Louvre. Ah, ho capito. Sì. Che cosa posso servirvi? Sono venuto per quella fotografia, quella che hanno pubblicato i giornali. La foto di quel signore che è stato ucciso a Rue de Dame. Lo avete riconosciuto? Certo. Era uno dei miei migliori clienti. Cosa avete... Tremblay? Comperava uccelli? Veniva al mio negozio perlomeno una volta alla settimana. Aveva la passione per i canarini, soprattutto. Ma ha comperato molti uccelli da me. Oh, di tutte le specie, sì. Ma sì. Gliene avrò venduto almeno 3 uccelliere, ma di quelle grandi. Ma penso. Ma gli facevate le consegne a domicilio? No, signore. Se le portava lui stesso in taxi. Taxi? Allora,
Conoscevate il suo indirizzo o... No. No. No, no. Siete certo di non... No, 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 io non sapevo nemmeno il suo nome. Una volta per caso mi disse di chiamarsi Charles e così mia moglie, io e il mio commesso lo abbiamo poi sempre chiamato il signor Charles. Okay. Era un intenditore sul serio. Mi sono domandato più volte perché non mandava i suoi canarini ai concorsi. Ne aveva di quelli che avrebbero vinto certamente qualche premio. Sì. E dei primi premi. Ma vi pareva ricco? Ricco no. Ricco no. Benestante, ecco. Benestante. Non era tirchio nel comprare. Insomma, un bravo uomo, ecco. Oh, un gran bravo uomo. Oh. E un cliente come pochi. E non è mai venuto in compagnia di altri? Mai. 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 Boh. Io vi ringrazio, signor Jussion, vi ringrazio molto per la vostra collaborazione. Se non avete altro da dirmi... Sì, sì, c'è una cosa che ancora vorrei sapere. Dite, dite. Che mi dà un po' di apprensione. Ecco. Ammesso che i giornali dicano la verità... Sì. Pare che non ci fossero uccelli nella casa del Rue de Dame. No, 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 non c'erano. Ora, se ci fossero stati tutti quelli che ha comperato da me, voi capite, i giornali ne avrebbero parlato. Ah sì. Erano pressappoco 200. No. Mica tutti i giorni si vedono in una casa 200 uccelli. Ho capito. Voi vorreste sapere se tutti questi non volatili... si trovano abbandonati senza nessuno che dia loro da mangiare e da bere ora certo, che il capisco. Signor Charles Vabbè, è morto. State tranquillo, signor Teodoro. Se ritroveremo gli uccelli, vi avvertiremo subito affinché voi possiate accudirli, sempre se arriveremo in tempo. Perché... Vi ringrazio. È Nefertiti, soprattutto, che si mia moglie, che si preoccupa, sì. Ho capito. Sapete... Le donne, come sono fatte, quando si tratta di... Ti capisco perfettamente quello che... Buongiorno. Prego, no, di qua. Questa parte, signora. Da. Parte. Grazie. Poi a destra. Sì, poi. In fondo, a destra. In fondo a destra. Buongiorno. 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 Cosa ne dici, vecchio mio? Beh, ma più si va avanti e meno ci capisco, capo. Voi avete qualche idea? No, quante ne hai tu? Proprio? Però mi sembrate di buon umore. Ma sì, sono di buon umore. Sai mica se sono pronte le relazioni del medico di Meurs, dell'armaiolo? Sì, hanno detto che le portavano qui prima di mezzogiorno. Vabbè, dì a quei signori che facciano la cortesia di trovarsi qui da me alle 11:30, 11:15, così metteremo tutti insieme... i risultati dei loro esami. Va bene, capo. Non c'è altro. Senz'altro. Vabbè. Allora. Sì, puoi andare, finito. Eh? Sì, puoi andare. Ah, sì, sì, vado, vado, capo. Il proiettile non avrebbe dovuto penetrare così a fondo nella cassa toracica. Cosa intendete dire, dottore? Che il proiettile aveva poca forza e se non avesse, per puro caso, colpito un punto di così tenue resistenza tra due costole, non avrebbe mai raggiunto il cuore. Era uno sfortunato quel tremblé, allora. Proprio così, signor Meurs, uno sfortunato. È il nostro esperto di balistica qui, signor Gastin Renet, ce lo può confermare. Ci è voluto un particolarissimo angolo di tiro perché il proiettile potesse introdursi così a fondo. Un particolare angolo di tiro e soprattutto che lui, il bersaglio, si trovasse in quella tale posizione per cui l'angolo d'incidenza fosse... Beh, ma voi credete che l'assassino sapesse tutto ciò, lo prevedesse, che perciò abbia mirato in modo particolare? Non potrei dirlo. Il signor Meurs e il signor Gastin Renet sono migliori giudici di me in questo campo. E allora, Gastin Renet, come la pensate voi? Per me chi ha sparato quel colpo è un imbecille. Un imbecille che non spara male, poiché ha colpito il bersaglio, ma che sarebbe stato incapace di colpire di proposito il cuore. A parere mio non ha che una conoscenza superficiale delle armi da fuoco. Ma a questo proposito penso che il collega Gastin Renet abbia qualcosa di più probante da aggiungere
Circa le caratteristiche del proiettile, vero Gastini? Beh, di che si tratta? Guardate, questo è il proiettile estratto dalla ferita. Ah, beh, sì, una pallottola di piombo calibro 12. Calibro 12, sicuro. Da un fucile ad aria compressa, come quelli che sono adoperati nei tiri a segno delle fiere. Si direbbe che sia stato limato in punta per renderlo più acuminato. Proprio così è stato limato. Forse per renderlo più micidiale, no? No, 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 niente affatto. In quel modo il proiettile non diventa più micidiale, al contrario. Sì. Un proiettile tondeggiante fa molto più danno nella carne che non un acuminato. Certamente, volevo appunto dire, allora come... E allora chi ha sparato quel colpo certamente si riteneva molto astuto. In realtà si intendeva ben poco di armi da fuoco. Allora, un dilettante, insomma. Un dilettante che ha letto in qualche romanzo poliziesco nozioni che ha capito alla rovescia. Mi dispiace, commissario. Nel caso dovessi sapere qualcosa, non mancherò di avvisarvi. Grazie, buongiorno. Buongiorno, commissario. Capo, capo, ho trovato i baracconi con i fucili ad aria compressa, sono di là. Polizia giudiziaria. Ma io ho la licenza in regola. No, niente paura, si tratta solamente di un'informazione. Vi è mai mancato uno di questi fucili ad aria compressa? Ci mancherebbe altro, con quello che costano i guadagni che facciamo, i guadagni se ne vanno in tasse, soprattasse, controtasse. Va bene, va bene. Auguri, eh? Grazie. Abbiamo girato tutti Luna Park di Parigi. E se necessario, gireremo tutti Luna Park della Francia. Oh. Sì, sì, capo. Che dici? No, signor commissario, abbiamo in tutto 12 baracconi di tiro a segno. L'avrei saputo subito, non vi pare? Certo. Posso? Certo. Quant'è? 20 franchi. 20 franchi? Certo, avete spaccato tutto. Ma tutto, tutto. Poi mi pare che... Vuoi pagare? Eh? Eh sì, spese per il sopralluogo, no? Eh sì, ma... Arrivederci. Arrivederci. Lasciateci in pace!
stamattina il commissario, eh? Niente, mamma. Tu non mi dici la verità. Ma sì, mamma, non voleva niente, niente di speciale. Nessuno mi dice la verità. Anche tuo padre mi mentiva. Per anni mi ha mentito. C'è un altro armiere qua vicino. Sì, potrete ancora provare da Seriac, un centinaio di metri più avanti. Noi non ne vendiamo più da anni. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi dispiace, Gerome. Ma non prevedevo di averti ospiti, altrimenti avrei apparecchiato di là. Se avessi saputo, figurati. Sono io che ti chiedo scusa di darti tanto disturbo. Ma che disturbo? No, mettetelo di fare complimenti voi due. Andiamo, Gerome ha fame. Gli veniva la corina in bocca quando ha visto il tuo arrosto lì. Andiamo, questo arrosto magnifico della signora Maigret. Questa birra poi è un refrigerio dopo una giornata massacrante che abbiamo passato noi oggi. Dunque, non c'è da fare complimenti. Dunque, soffiati il naso, mangia, bevi e sta zitto. Su. Oh. No. Niente, allegria. Ecco. Ecco, facciamo così. Senti, i giornali della sera sono pieni di fotografie e di articoli sul caso Tremblay. Sì. A che punto siete? Beh, aspettiamo. Che cosa? Aspettiamo che la pubblicazione delle foto faccia il suo effetto, che qualcun altro riconosca Maurice Tremblay o il signor Charles. Oddio, vomita, cosa fa? No. Scusatemi, ma... È raffreddato, poverino. Lo so, è raffreddato, ma la stessa cosa l'ha fatto l'altra sera, l'altra notte. Cosa ti ha fatto? Ma niente, eravamo appostati dentro un portone, dovevamo arrestare un individuo. Sai, i nostri informatori avevano detto che sarebbe rincasato verso le 2, noi eravamo dalle 11 là dentro questo atrio di questo portone, nel buio, senza poter fumare, sai, una cosa terribile, noiosa, uno di fronte all'altro. Sentivo che grugniva, poi gli avevo detto non sparare, per nessuna ragione non si spara, per nessuna ragione non si spara. Difatti gli sto insegnando adesso il karate, vedi, comincia a mettere i calletti. Sì, ma ha già rotto uno scrittoio, sai, in finzio, capisci? Ma prima tu abbia che ti calli qui, sai? Vabbè, insomma, non si spara. Infatti, alle 2 precise sentiamo infilare una chiave nella serratura del portone, la porta si apre, vediamo illuminato da un lampione esterno il nostro uomo, sta per entrare furtivamente, sta per togliere la chiave dalla serratura. In quel momento preciso lui non mi fa uno starnuto così, capisci? Quest'uomo ha preso una fuga, eravamo in discesa, sai, su a Montmartre. Sembrava volasse, abbiamo cercato di seguirlo e poi è sparito. Non si sa come fare, non posso più portarlo. L'ha fatto apposta, poverino. Ma avrei voluto vedere, lo facesse apposta, andiamo. Gli mettevo le manette, andiamo, apposta. Si fa una cosa apposta, un poliziotto che sta con me, che appartiene alla squadra del commissario Maigret. Dicono. Maigret. No, non mi arrabbio mica. Dico così, insomma. Deve curarsi, adesso c'è il dottor Biancourt che mi ha detto che... Mi preparerà un... Perché, vedi, è questione... Sì, c'è una cosa che sì, è assilusito. Una cosa che gli dà fastidio. Io se la sento un prurito, adesso pare di... Mi prepara un apparecchio. Non lo stavo dicendo, mi sto confondendo con questi storici. Ti ho domandato di Tremblay. Ma sì, capirai, dico, 7 anni. 7 anni, se andava a Zonzo, deve pure essere andato da qualche parte, no? Mm. La gente lo deve aver conosciuto. Non so, lo riconoscerà. Poi cambiava abito fuori di casa, comperava degli uccelli. Vivi? Oh, sì, vivi. Perché? Perché ci sono anche quelli impagliati, no? No. E poi si comprano anche quelli per mangiare. Quelli... No, compravano uccelli vivi, delle grandi uccelliere. Così. No, mangia che ti fa bene, grandi uccelliere. Oh, pure... Avere un rifugio da qualche parte, una camera, un appartamento, doveva averlo, no? Dico, questa casa, questo appartamento, questa stamberga, avranno pure un proprietario, una portinaia, una donna per le pulizie? Io lo so, forse aveva degli amici, magari
una relazione anche poteva avere, no? Una relazione con una donna? Perché no? Una donna? Alla sua età? La sua età? Quasi dico, eravamo alla stessa età, più o meno, dico... appunto, caro. Appunto? Che c'è? Cosa vuol dire? Non parli eco, senti una cosa, appunto lui appunto. Vediamo. Chissà se Torrance piuttosto ha trovato qualcuno dei taxi che ha portato le uccelliere. Dico il povero diavolo. Beh, quando gli ho telefonato un momento fa mi ha detto di no. È vero che non siamo ancora riusciti a scoprire dove l'assassino si è procurato la carabina, ma di carabine ad aria compressa ce ne sono tanti in giro, mentre di clienti che trasportano uccelliere monumentali non credo che ne capitino tanti agli autisti al giorno d'oggi, no? Boh, povero diavolo. Odiavo i rumori ed è stato costretto a vivere 20 anni in quella strada, in quella casa. Francine, la maggiore, un po' duretto, sai questo vitello? Saporito ma un po' duro. È vero. La maggiore era, sì. Suo padre era orgoglioso di portarla fuori con lui, sì. Uscire insieme con questa bella ragazza. Oh, le faceva dei regalini costosi, anche gioielli. Ti intenerisci fuori luogo, sai, ripare. Scusa, non lo trovi odioso un uomo che si estranea così dalla famiglia, che... praticamente viveva da solo. Ti capisco signora Maigret, ma tu non conosci Juliette Tremblay, no. Sua moglie, tu non conosci quella casa, non è possibile, tu dici così appunto perché... Cosa cerchi? Cosa cerchi? No, niente, Madonna. La pipa. Ah no, lei di là, vado a prendere. Ma no, ma no, sono io. Ma vado io. Ma no, devo sceglierla io fra le altre. Sono tante qui. È un po' dura, no? Aspetta. Il tuo raffreddore non va niente meglio, eh? Zia, ho fatto tutto il possibile, ma... Senti, come ti trovi, come Grey? Bene, zia. Lui, sai, non sembra, ma è molto contento di te. Faccio del mio meglio, eh. Ah, zia. Ti prego, di alla mamma che non scriva più allo zio per raccomandargli di non farmi lavorare troppo e tenermi lontano dai pericoli. Perché gli hai scritto? Ma sì, ieri lo zio ha lasciato un momento la lettera aperta sulla scrivania, sai. Immagina in ufficio. La mia posizione non è facile. Da una parte Maigret perché mio zio fa il burbero, bu 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 bu. E dall'altra i colleghi perché lui è mio zio mi tengono d'occhio come se tutto quello che ricevo mi fosse regalato. Se gli si dà ancora motivo per canzonarmi. Ma andiamo via, sono idee tue. Poi comunque, stai tranquillo, eh? Scriverò io a mia sorella. Grazie. Okay. Insomma, io ricordo di aver visto più di una volta l'uomo della foto sui giornali. Veniva spesso lungo la Senna a pescare. A pescare? Un momento, signor commissario. Non è mica giusto. C'ero io prima di lui qui. Io ho conosciuto quell'uomo molto prima e meglio di lui. Bugiardo! Io? So perfino dove abitava quello là. Oh, bella forza, lo sanno tutti. C'è sui giornali. In Rue des No, no. Non in Rue des. E dove allora? Ve lo dirò quando avrete mandato via lui e ci saremo messi d'accordo. Vabbè, allora potete andare... Ma il signor commissario... No, vi ringrazio per le informazioni e terremo conto di quanto avete fatto per noi. Andate pure, tornate. Allora, come vi chiamate voi? Il mio nome è Jean Moulin, ma tutti mi conoscono come la Cerise, ciliegia. Ah, per via del naso, eh? Eh sì, mi piace bere un po' di quello buono. Siediti. Beh, cosa sai allora di quel Tremblay? Ah no, un momento, prima la ricompensa. Quale ricompensa? C'è sempre una ricompensa, anche per un cane perduto. Io so dirvi dove abitava quel povero uomo che hanno ammazzato. Sì? Allora vedremo di farti avere qualche cosa, se le tue informazioni risulteranno utili. Avanti, parla. No. Prima mettiamoci d'accordo sui soldi.
Io voglio 100 franchi. Non ci pensare neppure. Io non parlo. E va bene, e non parlare. Allora, Torà, fammi la cortesia. Ti ricordi di Francur? Vai da fratello. Facciamo 50. Vai da fratello e dici così che tutto è a posto, perché la facenda lui sa. Tutto. Dunque, allora, 20, prendere o lasciare? Siete il più forte. Però è una bella prepotenza. Fuori i 20 franchi. Dopo. Avanti. Parla. Dove l'hai conosciuto? Sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita. E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. Domani sarà un giorno uguale a ieri.